Saluto voi tutte autorità presenti e anche coloro che ci seguono nella sala di fianco, perché siete così numerosi che non potevate essere concentrati in questa sala. Il Sud non può più attendere e questa è la motivazione che mi ha spinto a essere presente qui per la terza volta. E questa è la motivazione che ci unisce e che ci deve unire. Siamo partiti con questo progetto, è stato ricordato, 8 mesi fa. Quando ne ho parlato con tutti i collaboratori, ho detto dobbiamo fare qualcosa subito, mi hanno prospettato un orizzonte temporale di là da venire, una prospettiva futuribile. Ho detto noi dobbiamo fare qualcosa per dimostrare oggi, domani mattina, che possiamo invertire la rotta. 8 mesi sono pochissimi. Se voi pensate che la prima volta, ricordate tutti lo sguardo anche di sorpresa con cui mi avete accolto, anche lo scetticismo, la diffidenza, è stato anche ricordato. Dopo 8 mesi noi vi abbiamo sollecitato, avete offerto una risposta incredibile, l'ho ripetuto già questa mattina, mi avete stupito. Centinaia di progetti, avete dato risorse, avete dato fondo a tutte le vostre risorse progettuali, intellettive, vi siete impegnati per cercare di capire genuinamente, autenticamente cosa veramente poteva essere utile al vostro territorio. Vi siete interrogati con le vostre rispettive comunità locali per offrire qualcosa e ci avete messo in imbarazzo. Lo posso dire, noi abbiamo costituito una commissione molto articolata, c'erano rappresentati tutti i ministeri, i dicasteri minimamente coinvolti, c'erano rappresentati anche i vostri rappresentanti, ci siamo incontrati più volte, abbiamo chiesto a Invitalia di lavorare sodo, ringrazio il dottor Arcuri, ringrazio anche il consiglier Capozza, che sta lì timido ma ha avuto un grande ruolo. Ringrazio tutti voi, i prefetti, tutti, non posso ringraziare uno per uno, però questo è un progetto corale e deve essere corale perché riguarda un'intera comunità regionale, non può essere diversamente. Abbiamo selezionato 153 progetti, li andremo a finanziare. Sono 91 comuni, 96 tra consorsi, stakeholders vari, insomma c'è una grande rappresentazione significativa di questa comunità regionale. Nel mentre io rivolgo sentiti ringraziamenti a tutti voi, dobbiamo anche rivolgere un pensiero a coloro che oggi sono delusi. Era comprensibile, muovendo un'iniziativa del genere, che ci sarebbero stati dei delusi. A tutti coloro che sono delusi oggi però dico attenzione, innanzitutto non è affatto una sconfitta, perché semplicemente alcuni dei progetti esclusi, ve lo posso dire personalmente perché li ho visionati, sono progetti di grande impatto, di grande prospettiva, ma semmai non erano cantierabili, non li abbiamo potuti inserire in questa fase perché non sono cantierabili, ma alcuni di questi hanno anche un rilievo strategico per la vostra comunità, nella valutazione condivisa che ne abbiamo fatto. Dobbiamo partire, adesso dobbiamo partire. Quello che faremo è che sicuramente quegli altri progetti presentati sono rimasti agli atti e man mano che si liberano ulteriori risorse saranno ricompresi in questo quadro istituzionale di sviluppo. Un quadro istituzionale di sviluppo che offre una prospettiva di rilancio di questo territorio, di promozione di queste comunità. Io sì, la sto girando questa vostra comunità, oggi sono stato anche a Isernia, ho scoperto, lo dicevo con grande sorpresa, che il precedente Presidente del Consiglio che ha visitato Isernia è stato Aldo Moro, 1968, che non accada più, che non accada più che passi tanto tempo. Ricordiamo a beneficio di chi non c'era. Contratto istituzionale di sviluppo
si è proposto come strumento per rilanciare in modo integrato, facendo sistema, questo territorio. Quindi una strategia articolata con progetti che sono stati valutati anche nella loro interconnessione, che hanno riguardato lo sviluppo produttivo, la prospettiva occupazionale, hanno considerato lo sviluppo del turismo, della cultura, delle vostre radici identitarie. Qui ci sono le vostre radici identitarie. Quando noi recuperiamo un borgo, quando noi valorizziamo, recuperiamo e riqualifichiamo un'area archeologica, c'è la vostra identità, la vostra tradizione, c'è il ricordo dei vostri progenitori, c'è anche ciò che si prospetta come il fulcro delle iniziative culturali del presente e del futuro, l'Auditorium di Isernia, che non era completato. Un bellissimo auditorio. Oggi a Isernia sono stato accolto da 700 giovani ragazze e giovani ragazzi. Immaginate quando sarà completato quell'auditorio, ed era solo una parte, perché c'erano quarte e quinte, no, superiori. Immaginate tutta questa comunità di giovani, anziché andare in altre regioni, potrà fare musica, cultura, spettacolo in questo meraviglioso auditorio. Abbiamo anche lo sviluppo del polo universitario, il data science, il machine learning. Abbiamo un progetto integrato e ci sono anche le infrastrutture da migliorare. Qui ce n'è una parte, ma dobbiamo coinvolgere anche ANAS, ferrovie, dobbiamo sviluppare queste infrastrutture, è stato ricordato. Insomma, oggi vi offriamo lo strumento di rilancio di questa comunità, di promozione di questo territorio. Non è la panacea. Io non vi ho mai preso in giro. Non ho detto, vengo qui, vi risolvo i problemi. Avete mai sentito fare questi discorsi? Mi avete mai sentito presentarmi a voi con la presunzione di dire, ecco, sono arrivato e ho risolto e risolverò i vostri problemi? No, non è nelle mie corde, non è nelle mie caratteristiche. Però vi dico, oggi abbiamo uno strumento per far ripartire questo territorio. Il Sud vuole ripartire e noi ci siamo tutti insieme. Qualcuno ha detto 3 volte in 8 mesi, ma io ritornerò, sarà 4 volte, la quinta volta. Non vuole essere una minaccia, ma voglio dire che lo Stato sarà con voi, e c'è qui il ministro Provenzano, avete visto anche l'entusiasmo, l'impegno del ministro Provenzano per il Sud. Noi ci saremo, lavoreremo fianco a fianco. Delle volte sconteremo anche delle incomprensioni, ci stanno, non dobbiamo pensarle allo stesso modo. Noi dobbiamo lavorare per la nostra comunità, non dobbiamo necessariamente avere le stesse opinioni, ma la comunità ci chiede di operare nel loro interesse. Grazie davvero a tutti, e adesso è il tempo di tradurre subito questi progetti, di avviare le gare, di avviare i cantieri e di realizzarli. Siamo stati tutti bravissimi. 8 mesi è un arco di temporale per la pubblica amministrazione insignificante, ma dobbiamo sorprendere l'Italia adesso nella fase realizzativa. Mi raccomando, ce la metteremo tutta.